Oggi, 2 febbraio, è la festa liturgica della presentazione al Tempio di Gesù, o Candelora. Si ricordano la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione rituale della Vergine Maria. Questa festa si riferisce alle usanze ebraiche legate alla nascita di un figlio. Secondo quanto prescritto dal Levitico, infatti, le donne erano impure per 7 giorni dopo il parto e non potevano partecipare a nessun rito per altri 33 giorni. Trascorso questo periodo, Maria e Giuseppe si recarono a Gerusalemme per la presentazione e l'offerta del bambino. Il nome popolare di questa festa è Candelora, detta anche Festa della Luce. Si ricorda che Gesù è la luce che viene nel mondo, luce per illuminare le genti, dice il Cantico di Simeone, e tradizionalmente si benedicono le candele. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Simeone li benedisse. E parlò a Maria sua madre, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Ora lascia, Signore, che io vada in pace, perché ho visto le tue meraviglie. Il tuo popolo in festa per le strade correrà a portare le tue meraviglie. E con questa immagine dove vediamo una candela e degli angeli, vi vogliamo fare un invito. A tutti voi, bimbe e bimbe, ragazzi e ragazze, da parte dei catechisti di Don Ernesto, il giorno 2 febbraio alle ore 21:15 in collegiata, riviviamo un momento molto importante della vita di Gesù, la presentazione al Tempio, una festa che va sotto il nome di Candelora. Vi aspettiamo numerosi.